Guma, fino a che numero pensi di fare Guglielmo Tell? Farei anche il 4 e ti fermi al 3. Ma guarda, per il momento sto facendo il 4. Poi vedremo. Ragazzi, sono tornato a Roma da tipo 2 settimane. E che dire, dovevo partire, sono stato in Sicilia. E niente, ci sono stato per un mese e passa, perché ne avevo bisogno. Stavo impazzendo a Roma, non ce la facevo più a stare qui. E è stata una vacanza stupenda, tipo una delle più belle che abbia mai fatto. Su Facebook Federica Tortosa mi dice: Gul, ma l'hai più ritrovato l'iPhone? No, l'ho lasciato nella tasca davanti dell'aereo. Oppure qualcuno me l'ha rubato? Non lo so. Però in compenso mi sono fatto. Ragazzi, sono molto orgoglioso, però non voglio fare troppa pubblicità all'Apple. Però sì, sono molto orgoglioso. Simone Z mi chiede: divertita a Mirabilandia? Non so, mai stato in vita mia in un parco divertimenti? Sì, lo so, non avevo mai fatto una montagna russa in vita mia. La prima cosa che ho fatto una volta entrato nel parco è stato quello di fare il Catun. Parte, fa la salita, io non soffro di vertigini, quindi stavo a posto, ma la prima discesa, che è una caduta libera di 30 metri ero terrorizzato. Ah sì, sono stato invitato al Cavacon, che è una specie di festival del fumetto, una fiera, una sagra, come si dice, che appunto si terrà a Cava dei Tirreni dal 17 al 19 ottobre. No, settembre, 17-19 settembre. Sul sito c'è scritto che dovrò presentare, però a me non è che fosse stata messa proprio così, eh. Boh, non l'ho capito, però se vogliamo vederci, vediamoci lì. Io sarò un pochino spaesato perché non ho più pallida idea. Non ho capito nulla, tranne i cosplay ho capito, che non vedo l'ora di vedere. Forse devo starmi zitto perché ci ho fatto più una figura di merda con loro. Però magari loro non lo vedranno questo video, cioè lo vedrete solo voi, quindi. Calcolate che l'iPhone ha una videocamera pazzesca, è ottima. Oddio, oddio, faccio paura. Dario Ferrari dice: no, non mi puoi sfottere Chuck Bass. Penso di averlo fatto, Dario. Luca Caselli mi ha scritto: ma sei culano? Lasciamo stare quello che avevo capito all'inizio. Ma che vuol dire? Luca, cosa volevi chiedermi? Cioè, nel senso, sei di un paesino che si chiama culo? Esiste un paesino che si chiama Q? Non lo so. Beh, non. Cule? No, culo. Oh, su Twitter Gamaia mi scrive: voglio sapere se segui qualche telefilm. No. Però seguivo Heroes, mi piaceva tanto, mi piaceva True Calling. Aiutami. No, X-Files non me lo vedevo perché avevo paura della musichetta. Mi terrorizzava da piccolo. Poi che c'era? No, Dawson Creek non me lo vedevo. Sì, non seguo nulla. Però sono anche il tipo che se li seguisse forse inizierebbe pure a vederle, motivo per cui sto lontano. Perché poi finire per sprecare tipo la mia giornata davanti al televisore. Invece che facendo video su YouTube, dite che forse è meglio che inizi a vedere qualche serie? Che carina, allora Yulos mi scrive: ah, penso che anche se dici bla 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 andrà bene, tanto sei tu. Che carina. Bla 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 bla
infatti. Ma come fanno a stappare un cesso? Qual è il problema del bagno? Allora, del... Perché avevamo il cesso intappato? Lì era una questione del non uso, che l'aveva un po' anchilosato proprio. Ha fatto smucinato lì, ha messo del lubrificante e ha sistemato. Quindi anche i bagni vanno al lubrificante. Poi, ragazzi, quindi se non usate il bagno per un po', usate il lubrificante. Però vi consigliamo sempre di usarlo. Sono sicuro che le persone vorranno sapere un pochino di che idrauliche. Beh, guarda, dovevi sentire quelli che ho fatto prima io. Questo è il più edificante di tutti. Basta che non dici zozzerie, non fai... No, non dico zozzerie, ne faccio. Ora funziona lo scarico, Harry. Sei contento? Ah, oh, pure noi! Oh. Ma vedrai questo video veramente in funzione! No!